Il trofeo Irene Bacci entra nel secondo decennio di vita. Sabato, infatti, si terrà l'11ª edizione della manifestazione, che già si preannuncia eccezionale. Anche quest'anno la società organizzatrice, la Ginnastica Ritmica Lucca, è riuscita a portare in città e a tutti gli appassionati oltre 150 ginnaste provenienti da tutta Italia, tra cui spiccano anche numerosi nomi eccellenti. Ciò non deve stupire, negli anni infatti molte ginnaste di interesse nazionale hanno partecipato e continuano a farlo al trofeo. Tra le più celebri sicuramente Milena Baldassarri, attuale individualista della nazionale italiana, è a tutt'oggi l'unica ad aver vinto un argento in un campionato mondiale. Prima di lei, nel 2013, la partecipazione di Julieta Cantaluppi, pluricampionessa italiana individualista ai Giochi Olimpici di Londra 2012. L'edizione del 2020 vedrà 19 società partecipanti provenienti da tutte le regioni d'Italia per un totale di circa 150 ginnaste. Le atlete si sfideranno in una competizione individuale o per team sul modello dei campionati di Serie A, B e C. Inoltre, come ogni anno, verrà assegnato il trofeo Irene Bacci per società, che andrà alla società che avrà realizzato più podi nelle diverse categorie. Il trofeo è intitolato ad Irene Bacci, fondatrice e direttrice della Ginnastica Ritmica Lucca, scomparsa nel novembre del 2007 e che per tanti anni ha animato e divulgato lo sport nella provincia e nel comune di Lucca.